amici, il Grifo è tornato veramente a volare, è stata una vittoria veramente che ha entusiasmato, ha emozionato il pubblico presente, perché è venuta dal cuore, come diceva e ha detto nel corso della settimana il nuovo tecnico Giovanni Pagliari. Un Perugia che aveva iniziato nel peggiore dei modi, perché praticamente all'inizio, dopo appena 40 secondi, una indecisione a livello difensivo avevano propiziato il gol di Statella. Poi c'è stata la grande reazione dopo i primi minuti di sbandamento da parte del Perugia, che è riuscita a riorganizzarsi e dopo appena 12 minuti ha raggiunto il pareggio. Dopo il Perugia ha continuato ad attaccare, si è visto anche del bel gioco, ma sembrava che questo gol non dovesse arrivare. C'è stato anche nel secondo tempo un palo clamoroso colpito da Zoppetti, ma il gol non arrivava. Alla fine, proprio nel finale, a 3 minuti dal termine, Campagnacci praticamente, dopo 30 secondi che è entrato sul terreno di gioco su una iniziativa splendida di Ferrari, ha messo dentro il pallone. C'è stato un autentico boato, l'esplosione del tifo della curva nord e la grande emozione che tutti hanno sentito qui in tribuna per questo vantaggio. Poi al termine della gara c'è stato un grande entusiasmo, tanti abbracci e tanto entusiasmo con Pagliari che veniva e i giocatori che si abbracciavano. Quindi insomma una vittoria molto importante, un Perugia che inizia nel migliore dei modi e devo dire che veramente il Grifo è tornato a volare. Come si dice, chi comincia bene è a metà dell'opera, non sarà proprio così, però il debutto ufficiale del nuovo Perugia targato Leonardo Covarelli è stato sicuramente vincente e convincente per certi versi. Ancora c'è da lavorare, i meccanismi vanno oliati, ma era fondamentale partire bene con il piede giusto e questi 3 punti ottenuti contro il Benevento, una diretta concorrente per la Serie B, sono sicuramente fondamentali. La partita è stata bella, piacevole, giocata su ritmi accettabili. Certamente il Perugia ha sofferto perché si è deciso di complicare la vita sin da subito da solo, con l'erroraccio di Accursi che dopo 39 secondi ha condizionato questo incontro, dando il vantaggio alla squadra campana con Bueno. Lì poi il Perugia si era abboccato le maniche, è venuto fuori la distanza, ha avuto le sue occasioni e ha trovato subito il pareggio con Mezzaviglia, bravo a infilarsi e a segnare in tuffo sulla punizione battuta magistralmente da Mazzeo. Una volta trovato il pari si è tornati in una sorta di equilibrio con qualche occasione per il Benevento e altre chance anche per il Perugia, che non ha mai trovato decisione negli ultimi metri finali. Il primo tempo è così sfumato sul pareggio. Nella ripresa però ben diverso il piglio dei biancorossi, che sono partiti subito con il piede pesante sull'acceleratore, creando un'infinità di occasioni, su tutte quella di Orcolano che di testa sul perfetto traversone del migliore in campo di questo incontro, sicuramente Cutolo, ha mandato sopra la traversa. E poi il palo colpito da Zoppetti su deviazione del portiere Gori, che ha salvato momentaneamente il vantaggio. Qui è venuta fuori tutta la classe, tutta anche la capacità del tecnico Giovanni Pagliari, che dopo aver aggiustato le cose con un modulo, il 4-4-1 sicuramente più equilibrato, però ha lasciato in campo sin dall'inizio i giocatori più forti tecnicamente. Poi, una volta visto che non riuscivano questi più a creare la superiorità numerica, ha ricorso ai cambi della panchina, gettando nella mischia i giovani, e i giovani hanno risolto la gara, come con Ferrari, autore di una travolgente azione sulla destra, e poi Campagnacci, entrato da 2 minuti, che al 41esimo ha messo il sigillo personale su questa sfida, siglando il 2-1 e dunque la rete della vittoria, la prima del nuovo Perugia targato Leonardo Covarelli, il Perugia dei Perugini. E proprio i Perugini hanno dimostrato di gradire non solo il nuovo progetto, presentandosi comunque in 7.000 qui allo Stadio Curi, nonostante la giornata di grande caldo, ma appoggiando la squadra in ogni minuto e soprattutto incitandola dall'inizio alla fine con la standing ovation finale, che sicuramente speriamo di rivedere sempre durante gli incontri casalinghi. Dunque una vittoria sofferta ma meritata, il Perugia
già parte con il piede giusto. È questa la mentalità vincente che i tifosi volevano e questi sono i primi indizi positivi per una stagione che possiamo contarci sarà sicuramente da protagonisti. Ci vediamo alle prossime puntate, naturalmente sempre su tifogrifo.com.